Luca, Daniela Marsiglia, Sandra Paglionico, Antonino Perrotta, Raffaele Lignataro, Alessandra Rauco, Alessia Di Gioco, Giambattista Salerno, Simone Sollazzo e Romina Valente. Un saluto particolare a Mario Pagano e a Tele Violante,
che da sempre permette queste, che questi eventi arrivino fino alla casa. Della nuova campagna elettorale, perché ci sembrava troppo violento, passatemi il termine, quello di ricominciare con un comizio dopo quello che è successo. Quindi abbiamo scelto, abbiamo preferito farlo in maniera soft, quasi per rientrare in punta di piedi in questa campagna elettorale. In punta di piedi non significa entrarci non determinati come eravamo all'inizio, e entrandoci convinti che possiamo sicuramente dare molto alla campagna elettorale, ma soprattutto possiamo dare molto a questo paese. Questa conferenza stampa, dicevo, riapre la campagna elettorale, e diciamo che è una nuova perché purtroppo quella precedente si è fermata quel maledetto sabato, in cui un evento triste, un evento tragico ha sconvolto tutti, però continuiamo a sentire che è una campagna elettorale che è comunque triste. È triste perché manca uno degli attori principali, che è Ernesto Caselli. Manca un attore principale, che è Ernesto Caselli, a questa competizione elettorale. Ma passatemi di dire, lasciatemi dire che manca anche un amico, manca un amico a tanti di noi, a me manca sicuramente come amico, ma proprio per questo motivo, adesso ancora più di prima, sono convinto che al di là di quello che di chi ne parla perché era particolarmente affezionato, o scusatemi, ma devo dirlo, chi ne parla solo per tirare l'acqua al proprio mulino, proprio adesso, ancora più di prima, io penso che merita rispetto, e quindi merita rispetto alla memoria di una persona che non c'è più e che sono sicuro non avrebbe voluto tutto quello che, almeno una parte di quello che sta succedendo. Quindi è un mio pensiero personale, lo voglio esternare senza tenere niente dentro. Io non sono d'accordo alle campagne mediatiche delle persone che purtroppo, come Ernesto, ci hanno lasciato, perché il dolore è un qualcosa di intimo, di personale, ognuno deve viverlo nel modo che ritiene meglio fare, però soprattutto penso che il rispetto della memoria di una persona, tanto più se amico, vada fatto e mantenuto con la dovuta correttezza. Ma questo lo dico perché si continua a parlare di progetto di Ernesto, di quello che Ernesto voleva o quello che voleva fare. La realtà è che i progetti camminano sulle gambe degli uomini, e in questo momento, purtroppo, devo dire, a quel progetto è venuto meno il capolista, che è Ernesto, purtroppo, per un evento tragico, e quindi quel progetto non c'è, ma soprattutto per la testimonianza di quello che sto dicendo. In quella lista non c'è né il capolista, che purtroppo è venuto a mancare in modo tragico, ma non c'è neanche il suo vice, che si è tirato fuori perché non ha riconosciuto più quel progetto come quello originale con il quale era partito inizialmente con Ernesto. Quindi non c'è quel progetto, c'è un nuovo progetto. Inutile che quando
continuiamo a parlare di quello che non è. E a maggior ragione, ad avvalorare quello che sto dicendo, voglio fare dei piccolissimi esempi, ma rapidissimi, solo per... Io penso che sul porto il progetto di Ernesto Caselli era diverso da quello di Ernesto Lavora. Il progetto sulla videosorveglianza, per il quale Ernesto Caselli ne ha fatto un cavallo di battaglia in questo primo scorcio di campagna elettorale, non è lo stesso progetto di Ernesto Lavora, che invece non le voleva, non voleva la videosorveglianza. E allora di che cosa parliamo? Parliamo di un'altra cosa. Parliamo di una cosa diversa, che noi rispettiamo, che noi andremo a valutare, che i cittadini andranno a valutare. Però non parliamo più di queste cose. Poi ognuno ovviamente è libero di fare quello che vuole, ma la gente è intelligente, è molto più intelligente di quello che si pensa ed è capace di fare le opportune valutazioni. Conferenza stampa, diceva Maria Francesca, anche perché è necessario smentire alcune voci, quelle che Francesca ha chiamato fake news, cioè novità così false. Novità false che mi davano vincitori di un concorso a primario in un ospedale di Roma, non so bene qual è, che non me l'hanno comunicato, solo per sottolineare che se avessi vinto non potevo fare il sindaco perché non ero presente a Diamante tutti i giorni, ma dovevo stare in questo ospedale, ripeto, non so poi. È falso perché non ho partecipato a nessun concorso in nessun ospedale romano. E anche perché è falso, perché chi non partecipa a un concorso non può vincerlo. È come se dicessi di aver vinto la schedina del Superenalotto ma non l'ho mai giocato. Sono fesserie, sono bugie, sono falsità che non hanno senso di essere messi in circolazione. Piuttosto però questa cosa mi ha dato la possibilità di porre una domanda a me stesso, agli altri, ma soprattutto a chi mi auguro possa rispondermi. E cioè, io ho già precisato nei comizi precedenti dell'altra campagna elettorale che qualora avessi conseguito la possibilità di ricoprire la carica di primo cittadino, lo avrei fatto sempre presente tutti i giorni al comune. A questo punto vorrei sapere come il mio competitor, il capolista dell'altra lista, pensa di conciliare la carica che ha a Roma rispetto a un'eventuale vittoria a Diamante. Mi viene in mente che probabilmente possa valere per lui quello che falsamente avevano cercato di far passare per Milo, cioè si fa il sindaco sabato e domenica. Sabato e domenica facciamo il sindaco in città, dal lunedì al venerdì o dal martedì al venerdì lo facciamo per interposta persona a telefono. Io ho chiarito la mia posizione, spero che il senatore voglia chiarire anche la sua. Noi siamo qua perché fondamentalmente vogliamo riaffermare, cosa che abbiamo già fatto ma non ci stancheremo di farlo, che la nostra lista è una lista che si è determinata e si è composta perché ci siamo cercati, abbiamo discusso, ma soprattutto ci siamo uniti. Questa unità che si sbandiera da tutte le parti, ma soprattutto siamo insieme perché abbiamo un obiettivo e una voglia comune di far
progredire questa comunità, di migliorare questa comunità. E questo è perché noi amiamo indistintamente ogni angolo di diamante, di cirella e delle quadrate. E voglio ripeterlo in modo, diciamo, categorico. Noi amiamo questo paese disinteressatamente, lo ripeto, in modo disinteressato. Nessuno di noi ha bisogno di elezioni per lanciarsi politicamente, nessuno di noi fa politica o vuole fare politica a livelli diversi, noi vogliamo fare politica di tipo amministrativo, nessuno di noi ha necessità di aspirare a posti o avere dei favoritismi per chissà quale cosa. Noi non abbiamo bisogno di niente da questo punto di vista. Mi auguro che sia così, perché anche per i nostri avversari. Piuttosto mi chiedo, a proposito di questa grande unità, mi chiedo perché, visto che si è parlato di campagna acquisti a un certo punto, si è parlato di qualcuno della nostra lista che, ripeto, è identica tale quale dal primo al tredicesimo rispetto alla passata campagna elettorale, passata il termine, diciamo così. Si era iniziata una campagna acquisti, compriamo qua, cediamo là, prendiamo chi vuole venire, noi abbiamo detto da subito, dal primo momento. Questa è la lista e questa è quella che arriverà fino al termine di questa campagna elettorale. Piuttosto mi chiedo perché l'altra lista si è formata solo l'ultima sera e perché soprattutto l'ultima sera si è formata per metà su una terrazza e per metà in uno studio tecnico di Diamante. Forse perché probabilmente se fossero stati tutti insieme non potevano essere contenuti in una sola casa. La verità è che ci sono diverse anime, è stato detto in modo elegante, ma è stato detto, io l'ho letto diversamente da come lo si voleva far capire. Si è parlato di gruppo eterogeneo. Ebbene, il gruppo eterogeneo è sicuramente, può essere in alcuni ambiti un vantaggio, in altri uno svantaggio. La verità è una sola, è che queste unioni, che spesso nell'immaginario di qualcuno danno forza, nella realtà dei fatti sono solo un segno di debolezza. Questi gruppi eterogenei rappresentano soltanto un segno di debolezza. La campagna elettorale ormai, diciamo, è iniziata, devo dire, con un tono pacato, così come anche io questa sera non me la sento di fare tra virgolette, come si dice, guerre di tipo politico elettorale. Però non permetteremo a nessuno di dire cose che non devono dire, non permetteremo a nessuno di dire cose che non corrispondono alla realtà. E a questo proposito volevo precisare una cosa. È stata fatta un'affermazione secondo la quale ognuno di noi, per interessi propri, mi immagino politici, ha cercato di dividere il paese. A questa affermazione io devo rispondere che io non ho mai cercato di dividere il paese, non ho interessi personali o elettorali per i quali mi è utile dividere il paese. E questo la gente che mi conosce lo sa benissimo. Forse questa è una tecnica di altri, di una vecchia politica che noi non riconosciamo, che noi non vogliamo, che noi vogliamo respingere. Ecco perché siamo scesi in campo. Questo perché, come qualcuno ha detto, la gente in alcuni momenti rimane sterefatta
rimane esterrefatta perché ascolta delle cose che ha sentito magari per anni, non si sono mai verificate, non sono mai state, non si sono mai portate a termine, però si continuano a propinare ad ogni campagna elettorale. La verità è che la classe politica in genere mette in campo progetti per ottenere un consenso elettorale, non progetti per il futuro di un paese o per il futuro di una comunità. Noi vogliamo ribaltare queste cose, noi abbiamo fatto un progetto per il futuro della nostra comunità e non per fini elettorali, perché noi, grazie a Dio, al di là di questa esperienza, dell'esperienza amministrativa che quindi si racchiude nella nostra comunità, non vogliamo fare altre esperienze di tipo sovracomunale. Noi vogliamo altro, però, vogliamo la trasparenza, vogliamo la verità, vogliamo la politica amministrativa del fare e non delle chiacchiere, non delle promesse mai realizzate. E questo è il motivo per cui ci siamo messi insieme, questo è il motivo per cui siamo qui questa sera a far ripartire la nostra campagna elettorale. Avremo tantissime cose da dire, parte di queste le abbiamo già dette, ma le ripeteremo in modo tale che ripetita Juvent non nessuno possa dimenticare quello che sono le nostre intenzioni, che non sono, torno a ripetere e lo sottolineo, non hanno nessun tipo di interesse né personale né della piccola comunità della squadra che abbiamo affrontato. Per questo motivo, e concludo, perché le conferenze stampa poi lasciano ai giornalisti o a chi vuole, i giornalisti, fare qualche domanda, questo è il motivo per cui questa campagna elettorale riparte da dove si era fermata. Per noi purtroppo c'è stato, come si dice in Formula 1, un pit stop, è un pit stop tragico, ma abbiamo il dovere, per quello che è il senso di responsabilità noi veramente che abbiamo nei confronti della comunità, è necessario ripartire con i nostri modi tranquilli, sereni, pagati, ma decisi e determinati a voler arrivare il 7 luglio a un risultato che ci possa permettere di amministrare questa città, perché se amministriamo noi questa città significa che la amministrate voi. Grazie. Una lista che era quella di cambiamenti del 2000.
2012, se non ricordo male, ci sono qualche anno di sfugge, convinto come lo sono adesso di portare un vento di innovazione al paese, non perché chi avesse governato in precedenza avesse delle colpe che erano impunite, ma semplicemente perché riteniamo che ci fosse bisogno di un impulso diverso, di un impulso nuovo che credevo di poter dare anche all'interno di una compagine che era l'espressione di quella precedente. Per cui, finita l'esperienza Cambiamenti, che era un'esperienza in cui io ero candidato contro Ernesto Lacomo, e cambiando qualcosa, perché cambiato il capolista per l'esperienza successiva, io sono entrato con un'altra persona, una persona che sosteneva era in lista con me nella lista di Cambiamento, con l'intenzione di dare un nuovo impulso a una politica che ritenevo in quel momento statica, stanca. Chiaramente questo poi ha portato nel prosieguo, alla fine del mandato, che è terminato, come sapete, anticipatamente, è arrivata la mia candidatura, che è arrivata qualche mese fa. Non c'era nessun accordo nel 2012, non ce n'era nel 2014, c'è stato soltanto un percorso che è stato fatto insieme ad altri amministratori di lungo corso, chiamiamoli così, che mi hanno portato a poter dare un mio contributo, che è stato apprezzato e ha portato la mia candidatura, che ripeto in questo momento non perché voglio smarcarmi, l'ho detto già dai balconi, dal passato, ma è per conto di una lista di giovani. Ma c'è un attimo. Una lista di giovani, quale quella attuale, con persone che fondamentalmente sono la prima esperienza, fatta eccezione mi pare di tre, con persone che ho fatto 4 anni di consigliere comunale. Questo è indicare che la mia idea era un'idea di rinnovamento, era un'idea di guardare al futuro senza disprezzare assolutamente, anzi sfruttando il punto termine, ma utilizzando le esperienze di chi in passato aveva già amministrato. Lei ha citato, diciamo, due scontenti di quella prima campagna elettorale, come l'ha definita, Michele Cristino e Leone, non li ho nominati, li nomino io. Potrebbero essere in qualche modo, diciamo così, intercettati da voi, o se già è successo, ci sono stati dei contatti, qual è la situazione? Perché poi, anche rispetto alla risposta che mi diceva prima, le figure nuove in questi ultimi 30 anni ovviamente sono state poche, quindi necessariamente ci si è rimescolata da una parte e dall'altra. È legito aspettarsi che queste persone, insomma, il loro voto e qualche indicazione la daranno. Avete già avuto dei contatti o è una fanta politica? Allora, io personalmente non ho avuto nessun tipo di contatti né con Michele Trifiglio né con Achille Orte, che saluto innanzitutto e che ritengo due persone eccezionali come serietà e come moralità. Mi è dispiaciuto per come sono state condotte, alcuni passaggi di questo momento politico, però io penso che loro nella serenità della loro coscienza faranno una valutazione nel corso di questa campagna elettorale
e potranno poi decidere in modo assolutamente autonomo di sostenere o semplicemente votare l'una o l'altra coalizione a seconda di quelle che è la risultante delle loro valutazioni finali. Faccio l'ultima e poi lasciamo. Lei ha parlato degli incarichi e degli impegni, no? Sia sul personale e professionale che del candidato sindaco dell'Altarista, il senatore Malone. E in caso di vittoria, è sicuro però il sindaco mi dice non so il mio avversario. Io le chiedo invece in caso di sconfitta, se ci sarà la sua presenza garantita all'opposizione o se, come è successo già in passato, ci sarà, diciamo così, una sorta di turnover più o meno, diciamo, accettabile, se così se mi passa il tempo. Io sia in caso di vittoria che in caso di sconfitta tengo un grosso difetto, quello di tenere fede sempre agli impegni che prendo, perché purtroppo nel mondo di oggi, ma soprattutto nel panorama politico diventa un difetto. Certamente onorerò ovviamente quello che è il mandato che i cittadini vorranno darmi, sia se rappresento la comunità, quindi nel caso in cui dovessi vincere e quindi andare a fare il sindaco, sia nel caso in cui dovessi perdere, chiaramente sarò vigile insieme ai colleghi che verranno insieme a me, sarò vigile a che la comunità di Diamante non subisca in alcun modo nessun tipo di gestione, diciamo così, allegra. E io per prima cosa vi do in bocca al lupo per questa campagna elettorale che, ripeto il tuo concetto, che mi auguro sia una campagna elettorale corretta. Ecco, per quanto riguarda il vostro programma, ci sono due punti importantissimi da seguire, secondo me. Uno è l'idea che avete sul porto e l'altro di riprendere turisticamente Diamante. Allora, per quanto riguarda il problema porto, io mi sono già espresso in più occasioni e lo ribadisco. La nostra idea sul problema porto è quello che dovremmo mettere la regione con le spalle al muro, anche se è il caso mettendoci una tenda nel parcheggio della cittadella e dormendo là tutti gli amministratori con la tenda fin quando la regione non porta a compimento la risoluzione del contratto e la restituzione dell'area. A questo proposito, sul problema porto mi devo per forza di cose, non ne avevo parlato perché volevo che fosse materia più in là di dibattiti, però a questo punto devo anche dire una cosa, che la soluzione alla questione porto che è stata data dal mio avversario politico, l'altro capolista, è una soluzione che, permettetemi di dire, ho già sentito, e l'ho sentita proprio da lui quando già era sindaco di Diamante, quando già era quella fascia che voleva indossare il 7 luglio per aspettare il 7 agosto per andare poi a riprendersi l'aria, e non l'ha detta a me nel vicoletto della chiesa, dico la chiesa per una. Lo ha detto a Canale 5, a Striscia la Notizia, lo ha ribadito in più uscite pubbliche. Quindi sentire di nuovo la stessa idea, onestamente, anche perché lui conosce bene come sono i fatti, è una persona che adesso è un suo alleato politico, glielo ha spiegato a Tele Diamante proprio, se non ricordo male, che quello che lui pensa di voler fare è un favore alla
concessionario. Noi avevamo messo in campo una politica riguardo al porto che ci avrebbe portato dal giorno in cui è caduta l'amministrazione, di lì a 4 giorni, adesso non ricordo se 3, 4, 5, 6, non lo ricordo, ci avrebbe portato in regione a completare il primo passo per la risoluzione del contratto, perché quello era un'attività prodromica alla successiva richiesta di risoluzione. Non ce ne hanno dato la possibilità, non ne hanno dato la possibilità alla comunità di Diamante, non a noi, non hanno dato la possibilità alla comunità di Diamante di andare a scoprire le carte e avere poi le carte in regola per poter fare le azioni eventualmente giudiziarie che si ritenevano opportune e che ancora oggi, lo ribadisco, sono quelle di risarcimento danni che chiederemo ovviamente nell'immediatezza. Per quanto riguarda il turismo è sicuramente un paese da rilanciare, è un paese che ha avuto qualche problema, ma sono problemi contingenti. In questo momento, ad esempio, senza un'amministrazione, io lo voglio ribadire, lo voglio sottolineare, e non è sicuramente né colpa mia né colpa di qualcun altro se non c'è l'amministrazione, le colpe sono di chi ce l'ha, e i cittadini di Diamante sanno chi è che ha deciso che questa amministrazione doveva andare via. Per cui sarebbe più semplice andare a chiedere a loro adesso perché abbiamo i problemi che ci ritroviamo in questo momento. Perché è semplice, perché un commissario prefettizio, al di là di fare l'ordinario, non fa, ma questo non solo a Diamante, non lo fa da nessuna parte, perché non ha compiti. L'amministrazione si va a fare anche i debiti per far trovare il paese pulito il primo weekend di giugno, o per far trovare le strade spazzate. Questo il commissario non lo fa perché non ho conoscenza specifica, ma probabilmente non può neanche farlo, nel senso che non vuole mettersi un debito che possa ricadere sulla propria persona. L'amministratore lo fa, il sindaco lo fa, perché ne va dell'immagine del paese. Più è il marito della
di un'altra componente della maggioranza che era assessore e vice sindaco. Io non lo so, fatemi due conti, in matematica non sono proprio bravo, però penso che siamo 4-2 per loro e in questo hanno vinto loro. Voglio dire con grande serenità che noi non è che questo ci dice che la passata amministrazione è un'amministrazione per la quale bisogna disconoscere tutto. Abbiamo fatto degli errori, abbiamo fatto degli errori, ripeto, 4 loro e 2 da noi. Abbiamo fatto degli errori che sono assolutamente migliorabili, ma gli errori, se uno li guarda con spirito critico, sono migliorabili. Se gli errori sono frutto di una autoreferenza, è un'idea che qua ci sono io e comando io, e allora non migliorare niente. Noi questo ne siamo assolutamente consapevoli. Da questo punto di vista sicuramente sapremo cogliere gli errori e gli errori sapremo sicuramente migliorare, perché ci sono cose da migliorare nella maniera più assoluta, mi è venuto in mente adesso un passaggio secondo cui anche io fortunatamente ho avuto la fortuna di fare il liceo classico anche io. C'è chi ha parlato di filosofia greca, ma gli stolti, li ho studiati anche io, sono gli stolti non si rendono conto che se ci sono degli errori vanno migliorati. Sicuramente ci sono stati degli errori, sicuramente andranno migliorati. Anche se 4 e 2, vediamo quali errori ci sono stati. Ma nella gestione di un ente comunale sono tante le cose di cui si può parlare. Poi c'è chi interpreta come errori. In alcuni casi sono dei punti di vista che divergono. Poi alla fine non sai mai quale delle due ha ragione, se il bicchiere è mezzo pieno e mezzo vuoto. Sicuramente dovremmo dare corso, come ho già detto, a una riorganizzazione degli uffici comunali, dotandoli di maggiori mezzi e di maggiori unità per migliorare l'efficienza degli uffici. Questo ad esempio è sicuramente una delle priorità, e poi dobbiamo sicuramente dare una maggiore visibilità al nostro paese, che però è un qualcosa che è legato, io penso che la gente vuole fondamentalmente un paese pulito, un paese sicuro, quindi queste sono sicuramente i due più importanti obiettivi da raggiungere. Poi abbiamo la porta di cui stiamo dibattendo in lungo e largo, e su queste cose principalmente ci andremo a concentrare. Va bene, noi vi salutiamo e vi do appuntamento al fine settimana per i primi comizi di questa nuova giornata elettorale. Grazie.